Ciao a tutti, bentornati. Oggi appuntamento fisso mensile con lo spacchettamento delle box di Look Fantastic. Questo è il mese di ottobre, tra l'altro si sta avvicinando il mio compleanno. Vedo che questo mese hanno scelto questo colore molto molto bello e molto molto intenso, questo blu cobalto, tra l'altro presente nella mia palette, molto molto bello. Andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno di questa box. Ho letto tra l'altro che questa box è incentrata prevalentemente, cioè il tema di questa box è il relax serale. Qui c'è già una panoramica dei prodotti che ci saranno all'interno, ma voglio spacchettarli con voi e vedere con voi un po' che cosa c'è all'interno. Tra l'altro lo sneak peek del mese prossimo sarà una crema viso della Now Bay. Now Bay tra l'altro è un brand bio con all'interno tutti ingredienti naturali, una crema viso detox, quindi ossigenante, con aloe vera, tè verde e altra roba, insomma. Andiamo subito ad aprire e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Vediamo un po'. Allora, faccio come sempre la panoramica, spero che non mi cada nulla, perché ovviamente tutte le volte mi cade qualcosa, mi cade un pezzo. Questo è quello che intravedo. Allora, la prima cosa che vedo è questo morbidissimo sacchetto, ok, ed è praticamente un telo per i capelli. Tra l'altro io trovo che questi siano molto molto comodi. Io ne ho un altro acquistato diverso tempo fa che utilizzo sempre ogni volta che faccio la doccia. È comodo anche perché in pratica va qui vanno messi i capelli, poi dietro la testa si attacca poi con il bottoncino dietro ed è molto molto comodo, è comodissimo perché non lo perdete, non vi cade la... perché di solito io ho sempre utilizzato gli asciugamani che poi puntualmente mi cadevano, invece questo qui avendo il bottoncino è molto comodo. Il tessuto è morbidissimo in spugna, tra l'altro più comodo secondo me rispetto a magari, che ne so, agli accappatoi in microfibra. Questo qui in spugna secondo me è molto molto meglio, del marchio quindi Glow. Infatti qui troviamo Glow and Relax, quindi il tema è quello lì. Altro prodotto che c'è all'interno è di Bubble Tea. Allora, sono dei sali da bagno di questo brand che non conosco e non ho mai provato, al tè verde, in collaborazione credo con Beauty Box, quindi ricerchiamo molto il relax. Bene, non ho mai provato i sali da bagno, bene, non posso sentire neanche la profumazione perché non voglio aprirlo, mi dispiace, quando lo andrò ad utilizzare vedrò, però interessante. Altro prodotto all'interno è di Star Skin, dei patch per gli occhi. Questi qui sono patch ai tatter, smoothing e lissant, quindi dei patch che vanno a levigare il contorno occhi. Bene, perché avevo bisogno di un po' di patch perché mi stanno terminando, quindi non fanno mai male, soprattutto per la skin care settimanale un po' più strong, quindi va bene. Poi Star Skin è un po' una garanzia, anche perché è un brand famosissimo soprattutto per quanto riguarda creme, maschere, e è molto 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 valido. Altro prodotto che vedo, questo qui avevo visto lo spoiler, questo qui della Overnight è un, giusto, della e-cooking, ho sbagliato, è un una crema per i piedi. Io non utilizzo creme per i piedi, però questa magari è l'occasione giusta per provare creme per i piedi che vanno a idrata fortissimo, sa di mentolo, che va ad idratare anche un po' i piedi, che magari dopo l'estate si va un po' a eliminare tutta quella pelle morta vista la bronzatura, quindi va bene. Vegano anche lui, della vi ho detto e-cooking, si chiama Overnight Foot Cream. Non l'ho mai provato questo qui, non so se è una mini size, penso sia una full size perché era 30 ml. Proveremo di questo, sono curiosa perché ripeto non sono un abitué delle creme per i piedi. Utilizzo la semplice crema idratante, ecco, e a volte sinceramente neanche magari metto la crema sui piedi, quindi è una buona occasione per iniziare magari. Poi, altro prodotto che c'è all'interno della Balance Me, ed è un siero, si chiama Bakuchiol Smoothing Serum, quindi è un siero levigante da 7 ml, quindi è una mini size ovviamente. Vediamo un po' la profumazione, se
se si sente, abbastanza forte la profumazione. La consistenza è anche molto molto leggera, molto acquosa, si assorbe immediatamente, sembra. Da 7 ml, vegano anche lui, quindi bene, bene, bene. Ultimo prodotto all'interno, questa qui è un po' la chicca ed è lo sneak peek dello scorso mese, è di By Terry ed è un balsamo labbra. Ed è molto molto famoso questo balsamo labbra. Questo qui è un balsamo labbra nutriente e idratante al profumo di rosa, infatti si sente tantissimo il profumo di rosa, che tra l'altro a me piace da morire. Non so le proprietà, non conosco le proprietà di questo prodotto, però insomma lo utilizzerò senz'altro, anche perché oltre che la profumazione sono molto curiosa, anche perché By Terry è un brand molto 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 valido. Penso siano finiti tutti i prodotti all'interno, sì, non c'è altro. Devo dire che sul relax, diciamo, ci siamo, il tema l'hanno rispettato alla grande. Che ne pensate voi? Io devo dire, non male, non male. Ho scartato con voi delle beauty box anche più interessanti. Però insomma qui qualche prodottino interessante c'è, qualche novità, qualche prodotto che magari io in genere non utilizzo, che non fanno parte della mia routine, come ad esempio la crema per i piedi, però va bene. Ditemi voi invece cosa ne pensate, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!